Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti. C'era un po' di intoppi sulla rete, quindi speriamo che non diano troppo da fare. Ciao Elisabetta, visto che scritti in chat ero impegnato nei preparativi, quindi non sono abituato ad andare live di lunedì. Che già a metà settimana almeno sono un attimo preparato, invece negli altri giorni sono un pochino più distratto, non sono ancora rodato, vengo dal weekend e quindi abbassiamo un po' la musichetta. Vedo che c'è una connessione che è un po' ballerina, sarà colpa del meteo che qui c'è nevicato e quindi speriamo bene che non ci faccia delle sorprese. Stasera per me argomenti ignoto, nel frattempo però ho imparato a usare Django, oh mitico. Solo se i dev mi fanno il front-end, il front-end è, è una cosa già più intricata, però è fattibile, soprattutto oggi. Beh, complimenti, anche perché, ripeto, anche quando leggo i tuoi post su LinkedIn, penso che persona più eclettica che coltiva 20.000 cose diverse, io non sarei in grado, quindi non ce la farei proprio, per cui... Ad esempio su Python io mi sono fermato a Flask, Django era già troppo complicato, ci voleva più impegno, e quindi ma approfondirò anche quello perché mi interessa parecchio, e quindi fare vedere anche le soluzioni per il backend in altri linguaggi, e siccome Python l'abbiamo studiato, abbiamo fatto qui 10 live di esercizietti, ci stava, quindi vabbè, l'argomento di questa sera, a parte che è un altro linguaggio, però è una cosa che in realtà è correlata. Poi lunedì questo l'avevo proprio impostato come dire serata da coding in libertà, per cui senza nessun obiettivo particolare, cioè l'obiettivo ce l'ho, però non era vedere nulla di specifico né arrivare esattamente una destinazione, è un qualcosa che volevo studiare da un pochino, questo reply pattern, che poi è un nome che ho buttato lì ma non so neanche, cioè sì, c'è un, penso sia anche il suo nome ufficiale di per sé, ma come dire, piuttosto che fare riferimento a un pattern, ho trovato qualche libreria che aveva questa feature, cioè che dava questa feature, e quindi l'idea era quella di scrivere un po' di codice per andarlo a implementare. Django è bellino, sì, lo so, è veramente pieno di feature, tra l'altro, è per quello che volevo guardarlo. Non mi dire una novità da quanto lo fai, da stasera, quindi era proprio una cosa buttata lì, e per cui infatti ho messo un post, teoricamente stasera e mercoledì cercherò di essere in live, è un po' sia per sperimentare un po' di altri giorni, sia per fare un po' più di live del solito, e quindi impegnarmi un po' nella causa. E per cui è l'unica giornata, perché ogni sera è giovedì, c'è MasterChef, quindi una scherzo a parte, ma martedì vado dalla mamma, e quindi vabbè, scherzo a parte, è così, bisogna ogni sera alla sua attività dedicata, e quindi ho detto vabbè, lunedì ancora mi posso riposare, facciamo che invece di riposarmi mi metto a scrivere un po' di codice. No, quindi l'obiettivo era scrivere un po' di codice usando una funzionalità di Delphi che in realtà c'è da tanto, molti conoscono, però c'è ancora magari qualcuno che ha un po' dei dubbi a riguardo, quindi riuserò questa live per esigenze formative, per coloro che magari vogliono vedere un'applicazione. Se volessi seguirti un po' col codice, che editor è consigliabile? L'editor. Allora, metto il comando in chat se mi aiuta il bot. Direi che mi aiuta, anche se quel punto di domanda non capisco. Come dire...
Ma in realtà, quindi c'è il sito, l'editor, non è propriamente un editor, ma è un IDE, quindi un ambiente di sviluppo completo, che è Delphi, che è come Visual Studio, quindi si scarica un ambiente, è per Windows, quindi se hai un Mac devi avere un parallelo o qualcosa del genere, per cui gira sotto Windows, anche se le applicazioni che vengono fatte non sono solamente per Windows, quindi però al momento è ancora fortemente ancorato a questa piattaforma, perché nasce fondamentalmente per Windows, anche se poi è, come dire, col tempo sono stati aggiunti dei compilatori, per cui adesso si sviluppa in Delphi anche su cioè su Windows, ma si rilascia su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e tutte le piattaforme, quindi scimmietta mela, scimmietta scimmietta mi fa capire che è un Mac, quindi con un Parallels e con un Windows installato è possibile. Ma poi l'obiettivo di stasera, più che seguire, era, adesso chiaramente è lunedì, un po' una novità, quindi non so bene neanche quante persone siano collegate dopo il weekend, quindi era un po' un, come dire, un, in realtà scrivo codice per conto mio, perché vedo che molti streamer, tra l'altro anche qui, hanno quelle serate dove dicono ci mettiamo lì, scriviamo codice ragionando un po' ad alta voce, e l'obiettivo era un po' quello, quindi non era una cosa formativa, come alla fine mi scappa sempre di fare anche quelle volte che non dovrebbe esserlo, perché alla fine mi viene sempre da spiegare, quindi cioè, l'indole del formatore, non so che diavolo è, ma infatti anche mercoledì dovrei sperimentare una libreria, ma mi sa che mi andrò prima a studiare qualcosa per non fare una figuraccia, soprattutto con chi l'ha creata, no? Se non riesco a muovere neanche i primi passi, poi giustamente se la prende, perché uno dice devo far vedere quanto è facile usare una libreria, se non è così poi finisce che no. Adesso scherzi a parte, cioè come te guardo CSI ok, no, per cui l'intento era fare un po' di coding e di implementare questo reply pattern. Che cos'è? Alla fine, vabbè, detta proprio in maniera terra-terra, l'obiettivo sarebbe quello di implementare una sorta di logica per fare retry di un'operazione che fallisce. Capita spesso di fare delle API dove magari si va a, non so, chiamare una web API, o tento una connessione a DB, insomma faccio un'operazione che eventualmente può andare a buon fine oppure può non andare a buon fine. Generalmente nei linguaggi moderni come Delphi, come tanti altri, questo si traduce nel sollevamento di un'eccezione che ci dice una certa cosa è fallita. Capita però di voler magari implementare un retry, cioè di voler fare questa operazione e dire ok, se per caso fallisce, è vero che alcuni driver di database o anche librerie che chiamano le API hanno una sorta di retry incorporato, cioè tutti i client fanno magari a livello fisico un tentativo. Però ecco, il discorso è che la chiamata potrebbe anche andare a buon fine. Ad esempio, cioè, potremmo avere una chiamata, una web API, che ottiene una risposta dal server che magari è un error 500, quindi un server non disponibile. Quindi non parliamo del retry fisico, del ping o di quello che magari è un retry a livello di rete per tentare la comunicazione, ma della ricezione di un responso negativo o qualcosa del genere, per cui aspettiamo magari qualche istante, non necessariamente millisecondi ma anche qualche secondo, oppure anche un numero variabile di tempo, quindi di secondi, trascorso il quale ritentiamo l'operazione. Se l'operazione va di nuovo, fallisce di nuovo, eventualmente proviamo una terza volta, proviamo n volte, ecco che, cioè, si delinea un po' a livello discorsivo, parlando di questa cosa,
arriviamo a delineare un pochino quelle che sono l'applicazione di un pattern, cioè a prescindere da quello che facciamo, che sia connessione DB o chiamata web API, il fatto di dire ritento su una determinata eccezione, ritento n volte, aspetto n secondi, sono tutti parametri che potrebbero, come dire, dare uno spunto per creare un qualcosa da utilizzare per implementare questo retry e l'eccezione, le tempistiche, il numero di volte e, diciamo, tutte queste variabili che sono personalizzabili potrebbero far parte del nostro framework, per così dire, di retry. E ovviamente anche l'operazione da eseguire nel nostro framework dovrebbe lasciarla libera, cioè dovremmo creare un framework dove noi parametrizziamo anche questo tipo di operazione. Ed è qui che ci vengono in aiuto i metodi anonimi, cioè il nostro framework dovrebbe avere delle funzioni tali per cui configuriamo una sorta di policy, potremmo dire, cioè diciamo, ok, la policy è quella del retry, ritento, l'eccezione è questa. Il numero di volte che provo sono queste, il tempo di attesa è questo, e vai, esegui una certa operazione e lì ci facciamo passare come parametro la procedura da eseguire. Quindi la procedura da eseguire fa parte dei nostri parametri di ingresso, tanto come i tempi di attesa e tutte le altre cose. E questo ovviamente è un ambito di applicazione ideale per l'uso dei metodi anonimi, cioè il metodo di anonimo può essere proprio quel metodo che implementa la richiesta, l'azione che noi vogliamo fare e che restituisce eventualmente un'eccezione in caso di errore. Quindi aspettare un secondo significa il programma li guarda sull'orologio da polso. No, nel senso che, non so, il nostro programma tenta di fare una chiamata a una web API che dovrebbe restituire, non so, delle province perché vogliamo renderle selezionabili o dei dati da selezionare sul programma. Magari risponde correttamente, magari a un certo punto ci sbatte un 500, un HTTP 500 in faccia perché, non so, hanno tirato giù il database o qualcosa del genere. A quel punto noi cosa facciamo? Ricevendo quell'errore, l'interfaccia, guarda, non sono arrivati i dati e quindi ci fermiamo. Però il 500 può essere inteso come un errore temporaneo, quindi noi potremmo dire aspettiamo a tornare a ridare il feedback all'utente, ovvero l'utente deve vedere, bisogna usare un po' di multithreading, bisogna avere da parte dell'utente un'interfaccia che rimanga libera, che magari abbia un loader o qualcosa che gira in background. Però l'obiettivo è magari dire ok, a fronte di questo 500 abbiamo un errore, però aspettiamo magari un paio di secondi e poi rifacciamo la richiesta. Se il server è tornato libero, eventualmente è tornato online e non ci risponde con un altro errore, magari ci dà i dati e a quel punto usciamo, cioè usciamo nel senso ritorniamo questi dati e siamo a posto. Se invece ci dà ancora 500, potremmo scegliere, aspettiamo un altro po', magari invece che 2 secondi, aspettiamo 5 secondi, aspettiamo ovviamente il programma. Cioè il programma continua a mostrare magari una clessidra che gira, qualcosa che gira, magari può dare un feedback del tipo primo tentativo, secondo tentativo, cioè questo ovviamente l'utente non deve vedere un programma grigio bloccato in Windows o qualunque piattaforma sia, tantomeno, quindi questo fuori di dubbio. Però molti client, ad esempio, che fanno chiamate non implementano questo tipo di pattern, quindi sarebbe interessante implementarlo, ma renderlo utilizzabile a prescindere dalla libreria che utilizziamo. Quindi la chiamata che noi facciamo e che ipoteticamente ci restituisce errore, la incapsuliamo in una procedura, la passiamo a questa libreria e gli diciamo: questa è la chiamata da eseguire. Se ritorna un'eccezione, ritenta una volta, 2 volte, 3 volte, altrimenti prosegui. Quindi la parte che codifichiamo è quella di retry. E Developers Life. Oh, Mitico, ciao! Sono passato giusto al volo per un saluto, è molto che non vedo
live o filmati, mancano un po' i filmati ben passate, grazie per il saluto. Infatti ho provato un po' anche a collegarmi di lunedì, perché magari c'è persone che non ci sono mai gli altri giorni e così riesco a salutarli, quindi grazie del passaggio, che è sempre ben accetto, anzi spero, ne approfitto per dire, spero di vedere un po' di contenuti nuovi prima possibile, così passo anch'io e saluto anch'io, ogni tanto faccio un giretto a sgrufolare, a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo ripreso, allora non ho notato, allora sono negligente, devo andare a vedere, e quindi poi dobbiamo collaborare quando vuoi, ci mancherebbe altro, ma fa più che piacere, anzi, visto che sono cose utili, poi sono molto in accordo con molte cose filosofiche dal punto di vista, anche questo canale cerco un po' di portarlo avanti con l'intento di tutti possono programmare, cercare di stimolare il più possibile persone a intraprendere un po' questa strada, no? Che sia ovviamente una passeggiata a certi livelli, ma infatti adotto un po' questo linguaggio come entry level abbastanza comodo, che dovrebbe magari incentivare qualcuno. Cerco sempre di, a livello di contenuti, di stare sul semplice e sul ludico, poi dopo non sono dei giochini. Abbiamo fatto il gioco della tombola, abbiamo fatto roba strana, però infatti questa sera avevo in mente qualcosa di un po' più tecnico da fare, quindi che stavo dicendo? Ok, cose noiose, quindi quasi quasi adesso lancio intanto l'ambiente di sviluppo, così iniziamo a scrivere qualcosa. E l'idea era un po' di sperimentare questo reply pattern e vedere come implementarlo in realtà in un'applicazione, quindi fare un prototipo, provare qualcosa del genere dal punto di vista proprio pratico. Poi non si sa mai, potrebbe diventare una libreria o qualcosa di leggero da utilizzare per mille usi, anche non solo API, ma anche, che ne so, scrittura su file. Per mia esperienza ho visto che anche la scrittura su un banale NAS può essere qualcosa che vada sottoposto a retry, perché mi è capitato un sacco di vedere, come dire, in quel caso in .NET, delle scritture di file andare in errore perché il drive non ti risponde quando si lavora in ambiente business bello gettonato con un sacco di processi che scrivono su disco. A volte anche quello ha un po' di problematiche, per cui se l'operazione business critical, magari converrebbe fare questa scrittura mettendola sotto magari un qualcosa del genere, un retry pattern, in modo da dire ok, non questa procedura di scrittura non scriverla proprio direttamente nel codice, ma metterla, incapsularla all'interno di questo framework, che dovrebbe aiutare a dire questa è l'operazione da fare, però organizziamo questo retry, queste operazioni a seconda del verificarsi di un qualche problema, che forse potrebbe essere anche, come dire, l'esempio che potrei utilizzare per la mia libreria, per il mio esperimento, cioè provare ad esempio a accedere a un file che non esiste. Magari mi aspetto di vedere un file comparire o scomparire, oppure ad esempio mi metto a fare la delete di un file, magari il file è bloccato, mi aspetto che venga liberato, cosa faccio? Provo la delete, ovviamente mi andrà in errore perché il file è bloccato, magari mi posso mettere in attesa di un secondo e poi riprovare, non si sblocca, due secondi, non si sblocca proprio, e allora a quel punto o attendiamo ancora oppure potremmo fare un fail, e quindi lasciare, diciamo, in quel caso fluire l'eccezione all'esterno, perché poi alla fine a few bit, ciao, ben arrivato, sei pronto vedo che ultimamente hai Vampire. L'altra sera, girando tra i canali, ho visto che stavi giocando, ma avevo il cellulare ed ero fuori, però ho visto che eri impegnato a giocare. Tra l'altro adesso, quando arriva Few Bit, mi viene sempre in mente che mi dimentico sempre, e forse è già andato, ma
di fare tutti gli shout out, ad esempio di Developers Life, che è un canale che vi consiglio di andare a seguire, che parla di sviluppo, della vita e del lavoro dello sviluppatore, quindi della nostra vita. Se qualcuno è curioso, vuole diventarlo, vuole sapere in quanto razza di animali strani come viviamo, può andare a vedere il canale. Few Bit per un po' di retro gaming su Commodore 64 e console, anche se adesso vedo che quel gioco ti ha preso. L'altra sera non mi ricordo che arma c'era, una rebibbia o c'era una cosa strana. Ti dirò che mi è venuta voglia di scaricarlo, perché secondo me è adatto a sfogarsi dopo una giornata di... Poi essendo italiano bisogna dare una mano, come dire, agli sviluppatori italiani a fare... C'è un po' la musica un po' alta, forse no. Se la tiro un po' più... tiro più in basso. Fino a quante volte è consigliabile tentare prima del fail? Beh, lì direi che è custom, secondo me, dipende da quello che si fa, quindi... Wall provato, questo è bellissimo. Questo gioco mitico, adesso vado a vedere un po' di streaming, perché lo vedo anche nella top 10 dei giochi su Twitch, quindi vuol dire che lo stanno anche utilizzando in tanti. Ha proprio fatto uno sfacelo questo gioco, e quindi io ogni tanto do un colpetto a Phasmophobia, tutto il più vado a caccia di fantasmi più che di vampiri, però spesso sono più la preda che viene cacciata e strozzata, quindi non mi ci abituerò mai a quel gioco lì. Infatti ci gioco assieme ad altri per scaricare la tensione, altrimenti non ce la faccio. Quando entro nella casa dove c'è il fantasma e c'è questo suono vattato con queste stoviglie che si rompono le cose, e dover andare in giro a sgrufolare a trovarlo mi lascia un po'. Allora Delphi è partito, è partuto. Ma così ho fatto anche tutti gli shout out che mi scordo sempre colpevolmente. Occhio che sì, infatti la mia paura è anche quella che dia dipendenza, poi ho cose da fare, alla fine mi trovo a giocare ininterrottamente con questo giochino, dopo finisce che non ci salto più fuori. Allora vediamo. No, questo è OBS che non c'entra nulla. Ok, questo è il... abbiamo ancora tutti i nostri progettini vecchi. Adesso iniziamo. Tra l'altro gongolo ancora un po', vediamo se sbaglio il comando. No, stavolta non l'ho sbagliato, così mi segnalo. Vengo ammazzato costantemente anche su Among Us. L'ho visto giocare, non lo conoscevo, è bellissimo, cioè ho visto questi con l'impostore, quando uno fa l'impostore che sega gli altri, tac, rimane il moncherino. E quello lo devo provare perché è abbastanza furbino, mi piace come fatto il concept, secondo me è molto molto originale, quindi interessante. Poi ho visto anche un altro, Gang Beast, una cosa del genere, dove ci sono degli omaccini che hanno degli occhi completamente bianchi e quindi sono abbastanza ridicoli da vedere, dei copricapi di animali, e a volte, cioè, hanno questi costumi dove si vede anche la cerniera e praticamente si prendono a sberle in uno scenario, cercando di buttarsi fuori, non so, da un camion, da un grattacielo, da un dirupo, da una barca, e quindi vince chi rimane. Però fa morire da ridere, perché quando ci provano proprio a buttare uno giù, questo si aggrappa, non so, al tuo riporto dei capelli, si aggrappa appunto al copricapo, alla cerniera, cioè te lo trovi attaccato e alla fine non riesci a scrollartelo, e hanno delle facce che sono veramente ridicole mentre si picchiano i personaggini, e sono veramente dei giochi fenomenali. Ma via, dai, che inizio a scrivere un po' di codice, se no sono il peggiore dopo. Faccio una brutta figura. Allora, sono indeciso se partire da una console application o
da un altro tipo di applicazione. Console application però può essere indicata perché va un po' su tutte le piattaforme, e così mi testo anche il cross platform. Aiuto, un momento di rallentamento, c'è OBS che ragazzi tiene è incredibile quanto tenga dal punto di vista della CPU. Allora, diamo una cartellina dedicata così. Allora, project 1, lo chiamo reply primer come test di, tanto c'è solo questo file, quindi ok, mi faccio anche un programma principale, mi faccio una unit che vado a chiamare reply.pass. Guarda, proprio voglio essere talmente easy che no, Among Us è bellissimo quando vedo che fanno la riunione e ci sono impostori che si sa quali sono, perché se vedi le partite in live, quando quello che fa la live è proprio lui, a meno che qualcuno non bari, vedi che fanno gli ignorri. Ma mi hai visto il tale che usciva dalla stanza? No, ma io ero là, io ero qui, non sono stato io, quindi Pippo.pass, esatto, mitico Gorilla Bus, per chi se lo ricorda. Beh, qui ci vuole qualcuno che abbia già una certa età, neanche poi che sia così vecchio, io dico sempre così, ma poi adesso vado per i 45, però come dire, sono proprio da buttare, dai. Il mitico Gorilla Bus, che è l'implementazione di Scorched Earth, che è il giochino. Ah, la conosci anche tu, Elisabetta, quindi figuriamoci, tu che sei super giovincella, quindi è ancora più, vabbè, perché tu hai una conoscenza enciclopedica, non vale, quindi tu sai tutto, per cui non fai test in questo caso, perché sei in cultura troppo ampia, quindi bisogna andare su. Allora vediamo. Allora, quindi io proverei proprio quell'esempio, ovvero adesso provo a prendere un bel file e a fare un'apertura di file. Mi dirà che il file non esiste, ok, però io, come dire, me ne frego perché è un pretesto, ok, tfile. Facciamo riddle text da un file che si trova in edu.temp.test.txt. Yeah. Ok, che io non ho, quindi nel momento in cui lancio sta roba qui mi aspetto un path, mi aspetto di non vedere nulla perché non sta lì il tempo sufficiente per vederlo, però vediamo se stavolta mi... E final found exception, the specified file was not found, quindi è stato il mio primo gioco dopo Prince of Persia. Prince of Persia, quando io l'ho visto su PC, io avevo un'Amiga 500, quindi era... però è stato quello che mi ha fatto comprare l'espansione dell'Amiga 500 da 512k per portarlo a 1 mega e giocare a Prince of Persia, perché mi ero... ero rimasto scioccato dal gameplay. Allora, riddle text, quindi questa è, diciamo, la nostra operazione che tende al fallimento, ok? Mettiamo di voler impostare un retry, che vuol dire che questa operazione dovremo, adesso qui c'è un'eccezione, una gestione di eccezione generica, e questa la lasciamo, quindi questa è operazione fallace, per così dire, ok? Quindi noi dovremo in qualche modo, no, la unit l'ho già aggiunta, giusto, e qui l'ho già inclusa, perfetto. Quindi forse avrei fatto prima a utilizzare degli unit test, ma non volevo fare una roba poi troppo complessa. Allora, type
Mi faccio questa retry, una retry policy, ok. And fatta in che modo? Questa dovrebbe essere la mia classe di utilità per fare in modo che il quella ciao Punga, mitico Punga. Ho scelto qualche altra giornata per agevolare quelli che mercoledì o metà settimana sono stanchi, quindi stasera siamo eccezionalmente in live coding e sto implementando una cosa che potrebbe essere interessante. Penso che andrò avanti poco perché mi sto divertendo più a parlare di giochi che non di... mi piace più. Sokoban ben nascosto in un floppy didattico. Io nei floppy didattici nascondevo dei giochi un po' diversi, ma mi ricordo che avevo un compagno di classe che aveva The Incredible Machine, ma dentro diciamo che il gioco aveva delle risorse, in particolare delle immagini JPEG che non erano proprio... erano incredibili ma non erano machine e quindi per nasconderlo alla vista dei genitori che usavano il PC aveva scelto quella Directory, quindi c'era la Directory Team, perché si chiamava poi Team, che era piena di roba che era adatta agli adolescenti, diciamo, roba da adolescenti, anche se non dovrebbe. Allora, nostra retry policy, come dovrebbe funzionare? Allora, intanto mettiamo, potremmo fare una static class, sto pensando, potremmo fare, no, una static class no, dovremmo dividere secondo me la cosa in due pezzi, ovvero una cosa è l'execute, cioè l'esecuzione dell'operazione, e una parte è la configurazione, cioè dirgli file handle del come dire l'handle di una eccezione, tipo nel nostro caso la file not found, e poi eseguiamo la nostra funzione, quindi qualcosa del genere. Quindi mi viene da dire che questa è una classe che noi andiamo a creare, poi ci faremo degli helper, ci faremo qualcosa del genere, in cui diciamo qualcosa del tipo, allora function handle, adesso la implemento molto exception, quindi partiamo da un l'exception ce l'ha un class of exception, perché qui io non devo accettare, aspetta che mettiamo la unit, se no ovviamente non la vedremo mai, io non devo accettare un'eccezione. Ah, è vero che non c'ha, che scemo. Exception è scritta così, non c'ha T davanti. L'ha messi bene, io pensavo che lunedì di essere più fresco, invece sono ancora più stordito. Allora, no, l'obiettivo è dire, questa è la nostra policy di retry, e dire che a fronte di questa eccezione, io poi qui parto dall'eccezione, però poi teoricamente potrò mettere anche dei parametri in più, tipo quante volte riprovare, eccetera, però questo sta a indicare che noi andremo a eseguire un'operazione che potenzialmente solleva delle eccezioni, e a fronte di questa eccezione dovrà implementare una politica di retry, in questo caso perché è una retry policy. Quindi questa roba ce la dobbiamo salvare, però io qui non ho exception, perché quando lo configuro io gli dovrò dire che questa è una classe di eccezioni, quindi però ci sarà la classe di eccezioni, a parte che se non ce la creo io, ma che non è un problema, ma
Fammi cercare un attimo in giro. C'è un class of exception. Except class. Exception class gli tirava a scriverlo per intero. Perfetto, era tutto quello che volevo. Perché questo dobbiamo, cioè noi dobbiamo, l'eccezione ci verrà sollevata dalla operazione che andiamo a eseguire. Però sto ragionando a voce alta, quindi potrei dire delle cagate. Però l'operazione la eseguiremo dopo, quindi sarà l'operazione che potenzialmente solleva quell'eccezione. Quindi se noi vogliamo configurarla qui dobbiamo passare il tipo, cioè, e poi se l'eccezione sollevata corrisponde a quel tipo facciamo il retry. Quante volte, allora io già ci metto un retries scritto così e poi metto anche un parametro, mettiamo dei default così già facciamo un po' di ok, e poi avrò un execute. Questa è una function perché mi aspetto che la funzione che io vado a richiamare mi restituisca un risultato, ok, e quindi qui dovrò dirgli il tipo di risultato che mi aspetto, ok, quindi comunque deve essere una function, cioè questa execute deve essere una funzione che prende, ecco qui poi l'uso dei metodi anonimi, che prende che prende come parametri qui la funzione da eseguire, la va a eseguire e se la funzione va a buon fine restituisce come risultato il risultato di quella funzione. Cioè noi praticamente invece che eseguire un'operazione la diamo in comodato d'uso a questa classe, a questo oggetto che la esegue e ci dà il risultato, ma nel caso invece fallisca, se l'eccezione appartiene a questa classe implementa il retry, se invece di classe diversa l'eccezione passa. Quindi qui dobbiamo configurare una sorta di tipo per lasciare aperto il risultato che la funzione deve restituire. Manca Beh, qui manca la function, quindi function execute. Qui dovremmo passare una A function di tipo T function, ecco T result, perfetto. T result, mi piace molto usarla in questo modo. Cioè, tu mi passi la funzione da eseguire che darà un certo risultato, io te l'eseguo ma in un try except in modo da intercettare le eventuali eccezioni. Se l'eccezione corrisponde a questo tipo, noi cosa facciamo? La assorbiamo tra virgolette e riproviamo, magari però ci salviamo poi le informazioni, o riproviamo una volta, due, tre. Alla fine, se non ce la fa o se l'eccezione è diversa, la lasciamo fluire. Se invece ce la fa, restituiamo qui il valore di ritorno della funzione. Ho fatto uno scioglilingua che è una roba... Ok, allora proviamo a fare questo esperimento. Però mi vado a fare un... Allora, facciamo così. Anzi... Iniziamo a mettere giù anche delle interfacce, ok, con il loro guide, con il loro guido, caro guido, interfaccia deve avere un guide, e ci butto dentro questa roba qui. Vabbè, adesso vediamo un attimo, perché questo retries, allora l'eccezione ce l'ho sempre, quel retries mi sembra più, come dire, un contesto che potrebbe cambiare in base alla policy, perché l'ideale sarebbe fare la retry policy,
che ha una sua politica, cioè in caso di errore riprovo, però ce ne sono diverse di policy, adesso non è per, c'è la circuit breaker, ci sono, cioè questa è una tutta una gamma di implementazioni. Diciamo che quello potrebbe stare in un policy context, facciamo così. Allora, t retry context, ce la posso fare, ce la puoi fare, faccela. Ok, diciamo che sto già troppo sovraingegnerizzando, questo poi non so neanche se lo accetta con default, così ci sarà forse un costruttore, però fa lo stesso. Perché? Perché in questo modo noi mettiamo qui, oddio non mi ricordo dove ne possiamo inserire. Fammi pescare un esempio di generics. No, non va qui, dovrebbe andare qui, penso. Ho un momento di defiance sulla sintassi, ma ho qualche dubbio che vada. Ok, capito. Guida. Allora, system generics. Oppure fammi vedere un qualunque. Grazie. Generics qualunque. Come dichiarazione non c'è qualcosa del genere. Dictionary. Che poi in realtà mi interesserebbe la function handle senza risultato. Sì, aspetta che che non è così easy. Infatti è quello il problema. Mi sa che sto già un po' complicando troppo la cosa prima del previsto, quindi. Perché sto pensando troppe cose e già non funziona questa, quindi come non detto facciamo, allora questa facciamola che va bene, poi vediamo un momento faccio solo un cambiamento, no, lasciamolo un attimo così. Un passo alla volta, lasciamolo così. Allora, result, la function handle, perché gli ho messo, gli ho messo questo perché voglio restituire di nuovo la policy, anche se poi, ok. Quindi questa è una classe di interfaced object policy. Ok, mi darà l'errore perché non c'è niente di implementato, ma non può avere l'interfaccia, non può avere è giusto perché. No, devo aspettare, rifattorizzo dopo perché è troppo complicato già in questo caso partire così, perché dopo sì, ok, facciamo il caso semplice che già non è detto che funzioni, quindi allora l'obiettivo quindi qual è questo, dire nel momento in cui io faccio questo handle, ok, mi memorizzo l'eccezione e il numero di retries, perfetto, poi parto con la execute, quindi la execute, in realtà poi anche la create dovrà in qualche modo
Dovrò mettere anche un costruttore, ma create, beh, tanto lo definiamo con dei parametri abbastanza basici, ovvero exception nil e retries 0, quindi come se fosse trasparente. Ok, quindi qui facciamo una cosa di questo tipo. Execute vuol dire allora facciamo un try. Ah, è vero che c'è il template try except, quindi qui andiamo a eseguire la nostra function, anzi result e function. Ok, in caso di eccezione, if retries, no, la fava var lretries punto uguale fretries, if se retry sono minore uguale a 0, ovviamente ci sarà, dovrà essere un po' di validazione, però come dire, tanto andiamo così e poi vediamo. Io direi raise, altrimenti ho dimenticato un pezzo, ovvero per quello che poi andrà cardinal, oppure per non usare, come dire, un tipo un po', beh, cardinal poi è il suo tipo a tutti gli effetti, sim prototypes, grazie, aggiungiamo anche questo f timeout cardinal. Qui possiamo anche inizializzare un secondo, facciamo uno sleep timeout. Allora, while true, che andava già bene, guarda, while true do begin end, opa opa opa, lì check check check. Quindi on exception, ah no aspetta, prima dobbiamo vedere se l'eccezione è quella che quindi if i inherits from exception, anzi allora in caso di eccezione, se if not assigned raise, se l'eccezione non è eredita da raise, if retries, poi adesso rifattorizzeremo, quindi se non abbiamo assegnato un'eccezione c'è il fallimento, se l'abbiamo assegnata ma non in realtà da questa, la risolleviamo, quindi di fatto dovrebbe stoppare l'execute. Se invece abbiamo trovato la nostra eccezione, controlliamo che non abbiamo eseguito il retry, altrimenti la dobbiamo risollevare. In caso contrario ci mettiamo in attesa e decrementiamo il numero dei retry. In questo modo, quando torna su, questo deve stare ovviamente fuori, ci riprova e prima o poi uscirà e prima o poi scoppierà, mi viene da dire, non so, qualcosa del genere.
Ok, proviamo a incapsulare questa roba. Cioè, il gattone. Nella, allora, L policy create finally, poi faremo gli helper, vabbè, operazione fallace, ok, questa non è da definire così, ma dovremmo fare una cosa del tipo handle find not found exception, è la nostra eccezione che vogliamo, il retry mettiamo 3 e qui mettiamo 1000. Ok, poi bisognerebbe fare un callback anche che vuoi, capito, perché ogni tanto compare poi scompare, l'LSP ci dà sempre delle meraviglie. Ok, quindi qui usiamo un po' questa handle, configura e ci restituisce di nuovo la policy, in modo che noi poi possiamo fare una execute, ad esempio string, vuol dire che qui accetterà una funzione che restituisce una stringa come metodo anonimo. Quindi io faccio una bella function di tipo string begin end, ok, e faccio questa bella roba qui, result ok. Quindi questo cosa vuol dire? Che la mia execute dice alla policy di retry che deve eseguire questa roba qua. Quindi questa verrà eseguita internamente qui. Siccome qui metto, come ve l'ho detto, una stringa, la funzione deve restituire una stringa e quindi deve chiamare dentro qualcosa che dia una stringa. Non posso mettere, se qui ad esempio, adesso provo a compilare intanto per vedere se va, infatti non va, perché manca il timeout. No, aspetta. Che vuoi? Ah, default value required, giusto, hai ragione. Hai ragione, perché viene dopo un parametro obbligatorio. Expected by if found. Ah, giusto, c'hai ragione. Sorry, non ho messo questa roba qui. Beh, ma dammi una mano, formata qualcosa anche tu, così. Hola. Bene. Correggiamo pian pianino gli errori. Incompatible type T class and exception. No, aspetta. Ah, perché qua c'è un T-class. Cioè l'exception non è un T-class. E punto. Non penso di poter fare una cosa del genere, perché questo vuole un tipo letterale, mi sa. Infatti. Inherits from. Altrimenti faccio class type is exception. Class type. Però mi sembra strano, cioè le eccezioni saranno classi, mi viene da dire, quindi. Strano che non mi implementi una inherits from. Se provo così. Eccolo qua, exception ed except class.
Ah, l'ho lasciata. Ah, ma no, ma ecco cos'era, qual era il problema. Era sbagliata la dichiarazione qui. Ok, no, va bene anche questo. No, per forza, cioè, scusa, le eccezioni sono classiche. Non... Ma mi puoi rompere le scatole. Handle, giusto, non ha il valore di ritorno. Ci becchiamo una di quelle eccezioni. Result uguale self. Quindi il risultato è self, self service. Ok. Quindi facciamo una cosa, qui metto un bel bright line. Siccome questa funzione cattura il contesto, sarebbe, perché sarebbe bene passare a questo oggetto un contesto con il numero di retry, i parametri, cioè magari qualcosa dove io qui possa intervenire e cambiarlo al volo, però sarebbe già un risultato interessante poter vedere qualcosa del genere. Allora facciamo così, andate che mi isolo un po' il mio codice di test, di esempio. Faccio un tanto poi prima o poi counter uguale a 0, ok. Qui lo vado a incrementare e poi scrivo tentativo numero, non mi ricordo se si può fare questa operazione, sì, diciamo di sì. Così mi rendo conto dei tentativi. Chiaramente il programma dovrebbe finire con l'eccezione comunque, perché quindi lui parte e dice tentativo 1, 2, 3, 4, file specified when found. Ho fatto un tentativo di troppo, ma è giusto perché in realtà devo decrementare prima, quindi... E qui consumo un tentativo, vabbè, o dico se è uguale a 0 uguale a 1, ma è meglio farlo qui, cioè nel momento della partenza tiro giù un tentativo, tentativi 1, quindi incluso anche la prima volta, giustamente, perché ha già più senso. E quindi 1, 2, 3, found exception. Ok, ci vado a mettere un tempo più lungo, anzi lascio un tempo più corto, aumenti i tentativi, così vediamo se ci sta considerando oppure se 2 3 4 5. Quindi qui è lui che ritenta finché non arriva a esaurire il retry e non si ferma. È chiaro che se noi qui dentro facciamo, tiriamo su un'eccezione diversa, tipo errore generico, mi aspetto che lui scoppi subito. Esatto, perfetto. Perché noi abbiamo detto gestisci il find not found con retry. Quindi gli potremmo dare una... gli potremmo dare un'eccezione e anche una funzione a cui passare la nostra eccezione per poter dire ok, sì, no. Cioè da questo momento possiamo customizzare un po' tutte le i pattern che possiamo andare a creare. Cioè al momento abbiamo detto handle exception, cioè in caso di questa eccezione gestisci il retry. Però potremmo dirgli sulla handle il tipo di eccezione e passargli come funzione un metodo anonimo che riceve l'eccezione e ti dice se fare retry oppure no. Quindi se mettiamo solo l'eccezione blocca quella, e se non c'è quella finisce.
Se c'è anche la funzione, blocca, cioè si ferma sull'eccezione e chiama il nostro metodo, e magari nel nostro metodo possiamo fare una sorta di come dire, verifica. Cioè potremmo dire, ok, ricevo l'eccezione, mettiamo che mettiamo una SQL exception, potremmo mettere una funzione che, data quella SQL exception, esamina i parametri. Se noi vediamo che è fallita, non so, la connessione per login failed, potremmo dire ok, lasciamola, non facciamo il retry, perché non ha senso. Cioè, se hai messo un nome utente password sbagliata, puoi insistere finché vuoi, ma a meno che non te le cambino, che non siano corrette, non funzionerà mai. In caso contrario potremmo anche dire, se invece magari l'eccezione è la stessa, è sempre SQL exception, ma dentro il codice di errore c'è un codice che ci dice che, non so, è andato in timeout perché l'istanza non risponde, allora possiamo mettere un retry. Cioè possiamo legare l'eccezione al fermarsi, se c'è l'eccezione, e chiedendoci in base all'eccezione se fare un retry o meno. Oppure potremmo mettere più eccezioni, un array di eccezioni, potremmo mettere, che già mi piace di più come implementazione. La cosa che io volevo provare, ok, questa l'abbiamo provata, è ok, cioè è chiaro che se io faccio una divisione per zero non metto un retry, però se il concetto magari è tento di eliminare un file che è bloccato oppure che non c'è ma mi aspetto che compaia, allora metto il retry. Infatti volevo fare questa prova, cioè, anzi, prima dobbiamo ovviamente, questo result tra l'altro è quello che in realtà ci dovremmo trovare qui come result generale, cioè qui noi andiamo a dire, creiamo la policy, gli diciamo come gestire l'eccezione e gli diciamo di eseguire una funzione che istituisce una stringa. Se non va a buon fine abbiamo l'eccezione, se va a buon fine il risultato, io però me lo vorrei trovare qui. Qui sto usando type inference, cioè sto dichiarando la variabile, non indico il tipo, se ci vado sopra mi aspetto che sia una stringa. Adesso la vado a stampare qui sotto, vediamo. Write line L result è una stringa, ovviamente. Perché? Perché la execute è una funzione che restituisce un valore di tipo string, però se io qui dicessi integer, questa L result diventerebbe integer, però non compilerebbe più, perché io andrei a dire alla mia libreria, guarda che devi eseguire una funzione che ci dà un integer, poi gli passo una funzione anonima che ci dà una stringa. Questi due tipi ovviamente devono coincidere, quindi dovrei mettere integer anche qui, ma a questo punto non compila più qua perché il result è una stringa, quindi tutto deve coincidere. L'ideale sarebbe che qui andasse con type inference, ma forse lo fa. No, non lo fa, ok. Dovrebbero fare un'estensione al linguaggio, appunto, per evitare questi duplicati. Cioè, non ha senso qui, cioè qui emetto un tipo, la funzione deve essere di quel tipo, non ha senso che io duplichi questa informazione due volte, perché o questi due dati sono gli stessi o li metto uguali o non compila. Quindi dovrei, l'ideale sarebbe fare una cosa così, e lasciare, diciamo, implicito, così come qui ho dichiarato una variabile, lascio il tipo implicito, e quando faccio write line, che questa sia intero sia stringa, non mi interessa, la write line la esegue comunque, quindi io evito di avere, come dire, delle cioè la posso dichiarare anche così, ma poi se cambia un tipo qui devo cambiarlo dappertutto. Invece questo è molto comodo, perché il resto della logica non dipende da quel tipo e quindi posso cambiarlo quando voglio. L'ideale sarebbe cambiarlo in un punto solo, addirittura non metterlo magari neanche qui e andare automaticamente con questo result. Se prende il valore di una stringa, la funzione restituisce una stringa e l'execute accetta la funzione con la stringa, cioè andare a risolvere il tipo dappertutto, come più o meno avviene anche in altri linguaggi. Qui può essere utile, insomma, un po' per irrigidire la struttura, per essere sicuro che
se noi stampiamo pere, eseguiamo pere, restituiamo pere, quindi ok, però cioè, sono un po' duplicazioni che potrebbero essere evitate per rendere il codice più... Quindi qui stampo risultato. È ovvio che questo risultato non lo stamperò mai. Adesso scrivo anche risultato, due punti. Se continua a esserci l'eccezione, e l'eccezione è quella prevista da retry, esauriti i tentativi di retry, il mio accrocchio solleverà l'eccezione definitiva e quindi mi dirà file not found e il risultato non me lo darà mai, perché a un certo punto a fare questo execute, fare retry, quando c'è questa eccezione gestisce il retry, quando è esaurito la lascia, non la gestisce più, la lascia fluire e quindi distrugge la policy, arriva qui e stampa il messaggio e ci conclude tutto l'ambaradam. E quindi qui ci arriviamo solo se quell'eccezione, se a un certo punto o al primo giro il file viene trovato oppure in uno dei retry. Quindi sarebbe interessante provare questa cosa, mettere in temp un bel documento di testo, test.txt, ok, e dove sei andato? Dove mi hai aperto sto file? Apri con blocco note, ci scriviamo ciao Twitch, ok, esci, ok, e io a questo punto stai lì, che mi voglio tenere questa cosa. Lancio il programma, mi aspetto che non faccia neanche un retry e che non sollevi neanche un'eccezione, perché deve andare alla prima botta. Run without debugging. Direi che non è il caso. Però qui mi sa che abbiamo... Ah beh, sono uno scemo. Sono proprio scemo. Perché questo result non è un return. È un sì, c'è imposto il valore di ritorno, ma se non passo di qui, cioè comunque prima o poi devo uscire, se no ok, non ho messo la condizione d'uscita e quindi vediamo se siamo più fortunati. Ok, tentativo numero 1, risultato ciao Twitch, ciao Valerio, ben arrivato. Quindi al primo tentativo ce la facciamo, quindi diciamo che non abbiamo neanche un retry. Stavamo sperimentando su un retry, mi sono scordato un'uscita da un ciclo infinito, quindi puoi immaginare ovviamente il... Però la cosa carina sarebbe provare a questo punto con il retry, cioè quindi il risultato di questa cosa è che nel momento in cui noi diciamo execute, dentro in un blocco protetto viene chiamata questa funzione, non dà eccezione, quindi il risultato viene passato alla execute che lo restituisce e poi vediamo anche che lo stampa. Quindi questo è interessante, nel senso che noi chiamiamo una funzione, se la funzione va a buon fine otteniamo il risultato, e quando non trova il file, che invece che scoppiare subito, cioè scoppia, ma se gli abbiamo dato quell'eccezione dovrebbe in qualche modo, come dire, gestirla e a questo punto passare al retry, finché non si esaurisce con il retry, finché non dà un'altra eccezione, perché c'è anche quella alternativa. Quindi lì si potrebbe un po' testare tutte queste condizioni. Proviamo ad esempio a rinominare questo file e poi a un certo punto darglielo buono. Quindi io, lui subito non lo trova, mi aspetto che inizi a fare i retry, ok, devo essere un po' veloce, check, l'ha trovato, e a quel punto è uscito, e quindi l'applicazione è terminata. Quindi a un certo punto, quando ha fatto il tentativo, ha preso e ha ottenuto il valore,
l'operazione è andata a buon fine e quindi è anche uscito da quel ciclo, mi ha stampato il risultato, quindi arriva, quando vedo questo risultato vuol dire che sono arrivato qui e quindi ho raggiunto il mio obiettivo e la policy è andata a buon fine. Do invio e chiudo. Quindi quali sono qui le cose interessanti? Le cose interessanti sono che il retry è gestito da questa classe e ciò che va messo sotto retry glielo passo in dote con un metodo anonimo che ha delle caratteristiche interessanti, ovvero il fatto di portare dentro questa funzione alla mia logica di retry, ma anche di tirarsi dietro delle variabili che fanno parte del contesto, per cui quando la mia libreria interna di retry va a eseguire questa funzione, perché questa execute la passa come parametro, quindi io quando sono qui dentro è qui che eseguo la funzione all'esterno e qui viene eseguita, questo counter è visibile e viene incrementato, quindi io dall'interno eseguo una funzione esterna che ha catturato una variabile e mantiene il valore, quindi in questo modo noi possiamo passare valori all'interno di librerie che fanno qualcosa e passare così, come dire, le nostre informazioni come procedura, funzione da eseguire. Come potremmo complicarci la vita? Che adesso. Quindi questo era un po' l'esempio base che mi aspettavo di metterci di più, onestamente. Non mi aspettavo che funzionasse così in fretta, però la cosa che volevo fare in realtà era vedere se chiaramente l'ideale sarebbe magari passare più eccezioni e farsi una sorta di callback, ovvero mi spiego, sto pensando un attimo a come impostare, perché sto già pensando un attimo a come impostarla questa cosa e quindi rimango un attimo. Allora, intanto sarebbe curioso quantomeno fare un policy builder, ma questo mi sembra che sia già in un certo senso configurata. Qui magari questi metodi dovrebbero essere. Allora, una cosa che potremmo fare è mettere più eccezioni oppure usare degli on retry, perché io mi sono messo ad esempio, una cosa che ho fatto è mettere qui sul codo questo contatore di tentativi, ma mi piacerebbe che questa handle ricevesse in qualche modo, gestisse in qualche modo, come potrei dire, un metodo da richiamare ogni volta che c'è la gestione di un retry, ovvero allora, proviamo a pensare un attimo. Sto già pensando un po' troppe cose, ma allora, potremmo fare così. Potremmo partire dal Vision, scusa, non avevo visto il, avevo OBS coperto. Buonasera, siamo eccezionalmente live di lunedì, stiamo cercando di implementare un retry pattern, quindi qualcosa che vada a fare un retry se un'operazione fallisce. Adesso sto provando con un file di testo che non viene trovato e quindi nel momento in cui lanciamo il nostro programmino fa diversi tentativi, circa una decina, e quando non li trova c'è un'eccezione di file not found, tutte le volte ci prova, quando non lo trova
scoppia, se invece noi gli diamo, facciamo fare retry e gli diamo il file che lui cerca, a un certo punto legge dentro ciao Twitch e poi esce. Quindi la parte di retry ce l'abbiamo separata in una unit separata, e qui la configuriamo dicendogli guarda, c'è la policy di retry, in caso di find not found tenta 10 volte, aspetta un secondo ogni volta ed esegui questa funzione che di fatto incrementa un contatore, scrive tentativo numero e dopodiché prova a leggere il file dal percorso. Quindi quando c'è un file not found riprova, quando lo trova stampiamo il risultato. Quindi stavo pensando come complicarmi la vita per andare ad aggiungere delle clausole. Ad esempio potremmo mettere più eccezioni, questo sì, potremmo mettere dei callback, potremmo mettere un sacco di parametri aggiuntivi, perché non mi aspettavo che funzionasse come, diciamo, come tentativo così presto, ma non vorrei andarlo. Allora facciamo così, exception predicate, cosa potremmo fare, vediamo in realtà. Perché potremmo anche implementare degli algoritmi tipo un tipo, adesso sto pensando, è tipo una sorta di come dire, sto sempre ripensando di callback, di qualcosa che cambia le attese, qualcosa che viene a richiamare un metodo, cioè per spostare questo contatore dei tentativi all'interno di un contesto che viene eseguito. Si può mettere anche un parametro che, se è uguale a true, metti in attesa di un input utente, qualcosa del genere, cioè qualcosa che dica che in fronte dell'eccezione, per fare il retry viene fatto tramite un metodo che, se non lo indichi, dà un true in automatico e quindi rifà il retry, altrimenti io ti dico guarda, questa è l'eccezione, questo è il tentativo numero, questa è l'operazione, cioè che fornisca un contesto e poi io dico se proseguire oppure no, qualcosa del genere. Sto pensando a come metterlo giù senza ovviamente disfare tutto quello che ho fatto, e quindi aiuto, mi è sparito BS. Ah, ok, no, c'è ancora. Come metterlo giù? Allora, intanto farei una cosa di questo tipo, ovvero qui c'è una retry policy, ok, che secondo me deve fare da punto di partenza, deve essere una static class o comunque qualcosa che faccia da punto di partenza per creare con questa handle un perché qui ci sono troppi parametri, ci vorrebbe un builder o qualcosa del genere. Quindi in realtà qui come potrei farla? Potrei fare questa cosa così. Questa la lascio perché mi piace, quindi che cavolo, però non la posso chiamare come prima. Allora faccio ho paura di turparmi tutto il codice. Allora di retry policy va bene, però voglio farla sealed sicuramente, o static o che dir si voglia, e creargli delle class function, cioè la handle mi piace che sia il punto di partenza, perché ci sono troppe allora except
class, except class. Ah, quasi quasi facciamo, faccio un'altra unit, facciamo la versione, come dire, refactor o qualcosa del genere, anche se poi si incazza perché qui include tutte le unit. Vabbè, questa la metterò, ok, così non ci sono name clash o cose di questo tipo, oppure uso il nome della unit, fa lo stesso. Allora, questa mi serve perché mi serve per le classi dell'eccezione. Proviamo a raffinare un po' il discorso, ovvero tReply policy, che è un po' più simile, allora, shield, a come l'ho vista in altre librerie, cioè dove si partiva in realtà con un handle di questo tipo, sempre function, però diciamo che il punto di partenza è sempre l'eccezione, cioè questo è un dato che non che manteniamo, che rimane, quindi comunque l'except class ci deve essere perché partiamo da questo. E a questo punto questa roba mi va a restituire un policy builder, potremmo chiamarlo, che è un oggetto con cui noi mettiamo interface. Ci ho provato anche prima ma non volevo complicare, forse ho capito un attimo come realizzarlo. Ad esempio partiamo da retry. Il retry, cioè, dovrebbe andare a impostare, questo è il punto di ingresso, quindi class function handle mi dà un policy builder, cioè io dico voglio gestire questa eccezione con un retry, mi dà un oggetto per poter costruire la mia policy. Cioè configurare la mia policy. Quindi io gli potrei dire, perché così posso, come dire, fare un sacco di helper, ad esempio dire chiamo questa funzione retry, gli passo un numero di volte e questo diventa il mio numero di retry. Oppure potrei dirgli, non lo so, un retry forever, un retry n volte, oppure un retry con una procedura di callback, però intanto parto da questo. Ok, quindi questa è un'interfaccia e poi avrò il tPolicy builder, che poi in realtà questo è un retry policy builder, retry policy builder class che eredita interface object e implementa questa interfaccia, quindi dovrebbe già incazzarsi perché manca questo e glielo vado ad aggiungere. Ok, cioè in questo modo inizio un po' a distribuire, chiaramente questo essendo poi la classe, come campi privati retry policy times il numero di volte che ci riproviamo. Il policy builder dovrebbe poi alla fine avere anche una execute con un risultato scelto come tipo che restituisce un risultato di quel tipo, e questo è quello che conclude il giro. Allora, non sembra, ma questo è uguale a quella di prima, ma in realtà non è così
uguale. A proposito, poi nella create ci mettiamo questo. Ok. Cioè, così abbiamo fatto un punto di partenza che ci dà un oggetto a cui accediamo tramite interfaccia, e quindi siamo già un pochino più avvantaggiati. Questa roba potrebbe stare qui sotto come implementation. Ok. Quindi, ups, che succede? Che vuoi? Manca un valore di ritorno da qualche parte? No. Cavolo vuole. Expected procedure. Button identifier found. Non capisco. Non capisco perché me la implementa qui sopra, ma capisco cosa c'è di errato, però scusa, facciamo le cose normali come dovrebbero essere. Allora c'è qualche problema. Questa deve stare qua sotto. Riego biasti sas, come si suol dire, come si dice dalle mie parti, se ubriaco o mangi sassi. Ah, è vero che c'è sta menata. Questa è una limitazione un po' grossa, un po' che spacca un po' le scatole. Perché non dovrebbe un'interfaccia, non può avere questa, mi limita un sacco. Limita proprio un sacco. Mi rompe proprio le scatole. Ma T-Result cos'è? È il cioè sto indicando alla mia funzione, perché l'esempio di partenza è questo qui, dove io praticamente l'execute della mia policy di retry è un qualcosa che esegue una funzione che passa dall'esterno e dà un valore di ritorno. Quindi cosa succede? Che io qui gli dico che l'execute dà un valore di ritorno e lascio aperto il parametro, cioè dico che questa funzione execute dà un valore di ritorno che è di tipo tResult, ti resalta il valore di ritorno e accetta una funzione che da quel tipo usa una classe astratta, ma non ho la gestione della memoria, e quello non è il problema dell'eritarietà, è che voglio che gestisca da solo il contesto. Questo è il mio cruccio.
Questo è il mio cruccio che mi sta rompendo le scatole, quindi... Però mi pare strano che non ci sia... Perché scusa, le numerable delle dictionary ce l'hanno un... Scusa, tutti i System Generics Collection sono copy, tArray, enumerator dt, class abstract, trovami un dizionario, qualcosa, dictionary, oh, tEnumerable. Si direbbe che stiano tutti, ok, tEnumerable T, però non deriva, eppure dovrebbero esserci anche delle interfacce. Adesso vado a Interfaces, save. Allora, qui non ce n'è manco una. Molto strano questa cosa. È anche vero che io potrei no dai, ma non ci credo, no, non ci credo e non me lo spiego. Delphi interface generics, is there a workaround? Mi viene in mente anche, scusa, Stephen che ha fatto un I have the following code, ok, giustamente, quindi lui dice ti scazzi, e quindi function cast method di class and implement one method per instantiate the class. Ah, è vero, sai perché dovrei, perché vanno istanziate. Sono una tabella di funzioni and the size non riesce a determinare quanto è grossa quella tabella senza sapere qual è proprio il tipo di dato che gli va a finire. Non ho più to the class instead, I agree that this, if you want to do it in interface, the best you can do, ok, è castare con una ok, qui dicono le stesse cose, quindi c'è poco da fare, lo faccio diventare qualcosa di diverso, oppure per me generic interfaces, qui dice che supporta come 2014, qui stiamo parlando di che versione di... Ah, non la supporta nei metodi. Ecco, questa la supporta. Ok. Quindi forse se la mettessi lì ce la potrei fare. Cioè non la supporta nei metodi. Quindi non la supporta qui, però se la tolgo da qui e la metto lì in alto, ok, questo gli potrebbe piacere. Ok, forse... Allora, vediamo un attimo. Lui dice nel momento in cui mi definisci l'interfaccia so quanto è grande, se invece
definisco l'interfaccia in base a una classe, ma lascio dei metodi in cui non mi dà il tipo, non sa quanto fare la tabella. Ok, quindi ok, riprovo. Allora, questo è sbagliato, va messo così. Questo lo dichiariamo nell'interfaccia, che forse ci viene anche il risultato migliore, anche se poi dobbiamo metterlo anche qui, ovviamente. Ok, questo, sorry. Ok, quindi questo è ok. Forse mi sto complicando veramente la vita, ma veramente tanto, ma proprio tanto. Allora, qui ovviamente deve essere tutto in linea. Guarda che mi metto un... siccome non dobbiamo progettare, ecco, un po' full code. Allora, vediamo un attimo. Add the claim, identify. Ok, c'è, cioè questo da sistemare. Beh, ecco, qui invece lo posso mettere. Ok. Di nuovo questo va così. Quindi mancherebbero solo le implementazioni. Detto poco. Ok, quindi qui except class. Ok, ci manca la parte del timeout. Che potremmo implementare in questo modo, dicendogli wait time, wait, anzi, tra l'altro adesso abbiamo anche una nuova, non mi ricordo dov'è il time span, non timestamp. Abbiamo anche il time span come tipo di dato, system time span, giustamente. Non poteva essere da nessun'altra parte. Usiamolo, così riusciamo a, siamo un pochino più fighetti. Ok. Times wait time span. Ok, proviamo a implementare un po' di roba e vediamo che ci salta fuori. Allora, inherited create. Ok, e qui mettiamo except class, la classe che passiamo, e poi mettiamo times 1 e wait time span from seconds, un secondo, così abbiamo anche i default. Allora, questo è l'execute, mi sono scordato un parametro, mi sono scordato che nell'execute ci va una function di tipo ifFunction, di tipo tResult. Ok, sync prototypes, vabbè, sì, un po' è completamente diverso, c'hai ragione anche te, quindi non ha senso che andiamo, però insomma uno sforzino te lo potevi anche fare.
Allora, facciamo così, così te lo scrivi come ti pare. Ok, che così si legge anche meglio. Ok, questi sono abbastanza semplici perché andiamo solo a impostare delle variabili, così rendiamo molto più facile configurare vari aspetti. Questo potevo chiamarlo wait interval, però. Ok, bravissimo. Meno male che c'è MMX. Allora, questa è l'execute di prima, che diventerà uguale più o meno a quella di prima, cioè non mi aspetto qui di fare grossi cambiamenti, ovvero dire parto con questi retry finché in realtà retries diventa times, e questo è times. Sleep diventa wait interval milliseconds, anzi total milliseconds. Probabilmente va troncato, ok. Non ti scordare il result. No, il result dovrebbe essere già a posto, no? Quindi if assigned except class, se intendevi. Non so cosa intendevi, se intendevi il result qui, ma ho copiato e incollato, quindi dovrebbe essere. Non dovrei scordarmi. E questo invece diventa. Anche era più leggibile prima. Sicuramente era più leggibile prima, però vabbè. Quindi qui cosa facciamo? Facciamo result DT reply policy builder. Cazzo, ho chiamato qua di lui builder t result.create not enough. Ok, sì, giusto, vuole il parametro dell'eccezione e quello ce l'ho perché me lo faccio passare. Quindi, caro il mio bel ciccio, il result nel retry e l'altro. Il result nel retry ce l'abbiamo. Allora, tutto sto baradam dovrebbe. In realtà non è che ci ha cambiato poi non è che ha cambiato tanto la vita, se non che dovrebbe diventare una cosa del genere. Questo non mi serve più. Qui invece che questo diventa retry policy punto handle, il risultato è stringa execute. Troppi parametri, giusto? Esatto, perché diventa così, diventa appunto retry 5 volte aspettando, portiamo dentro qua il time span, aspettando, no, non diamogli. Facciamo secondi, 2 secondi, 5 e 2 secondi, così lo vediamo bene. Quindi questo è il cambiamento. E dovremmo anche
mettiamo questo qui, così vediamo se ci rimane anche della sporcizia. Perché io mi aspetto qui che questo mi restituisce l'oggetto che mi fa il policy builder. Il policy builder mi dà tutta una serie di metodi per dirgli riprovo n volte, aspetto, quindi diventa più comodo dei parametri messi in riga, perché mi viene in mente un nuovo criterio, la access violation. Perché te l'ha data a te o perché può anche darsi, adesso se lo lancio mi dà access violation, niente di più facile mi viene da dire. Retry 5, wait, quindi questo, diciamo, l'apertura che ci dà è che chiamando diversi metodi potremmo avere vari criteri. Ad esempio qui potrei dirgli handle questo, e ad esempio potrei fare una cosa del genere. Mettiamo che invece di una eccezione, di una classe, ne abbiamo più di una. Vabbè, proviamo questo intanto se va. Però qui potrei metterci anche un or, che mi va ad aggiungere un'altra eccezione. Retry 5, oppure wait, oppure wait forever, oppure call. Cioè potrei mettere tanti metodi. Scommetti, non hai messo il result nel try. Nel retry, ma come non ho messo il result nel retry? Aspetta, in questi metodi, è vero, perché sono il builder, devo fare sempre questa roba qui. Giusto, assolutamente. Allora, qui, ok, in questi devo salvo il parametro e restituisco me stesso, così si può fare praticamente il method chaining. Sì, se non faccio result, restituisce nil, è giustamente da un access violation, ci sta. Mentre per il resto l'execute invece tira fuori il result, quindi non dovrebbe rompere le scatole. Altre cose non ci sono. Questa è l'interfaccia, quindi questo codice fa un po' schifo, però questo invece mi piace molto, cioè che c'è proprio il nome della sua policy, parametrini, poi dice vai. E intendevi quelli, no? Intendevi il result nel retry, cioè nei metodi che impostano tutti questi qua. Sì, perché il giochino qual è? Che questo metodo retry, che poi retry è policy builder, retry, vabbè, dovrebbe avere un altro nome, ottiene un parametro, lo va a salvare, poi restituisce se stesso, così tu potresti fare punto retry oppure punto wait, punto è il pattern del builder, cioè il builder è una classe che chiamando i metodi ti fanno variare i parametri, restituisce se stesso, così tu puoi li puoi mettere scritti così e alla fine l'execute ci tira fuori il... Beh, non so se hai provato già con i retry corretti, dovrebbero esserci tutti. Adesso io provo, vado in fiducia, poi mi beccherà un errore sui denti. Allora, tentativo numero 1 è andato e ha scritto ciao Twitch, e non vedo, aspetta che provo in debug, anche se report memory leaks dovrebbe dare qualcosa sempre, però al momento non scrive niente, quindi ok. Proviamo a vedere se non trovo il file. Tentativo 1, 2, sta aspettando un po' di più, ma arriviamo fino a 5. 5 dice, io ho aspettato, sono arrivato lì, non mi hai dato niente, qui non succede niente, e quindi dito medio e amen. Ok, adesso provo a fornirglielo a un certo punto. Quindi lui parte, tentativo 1, tentativo 2, lo sbatto lì al quarto, cioè ciao Twitch, e quindi l'ho beccato. Quindi funziona esattamente come prima, quindi perché io ho fatto tutta questa fatica qua? Per evitare una create. No, in realtà, allora, questa è per ottica futura, nel senso che in questo modo, invece che aggiungere
parametri, cioè cambia un record o parametri una funzione, aggiungiamo metodi, aggiungiamo campi in un contenitore che sta lì apposta e che ha delle proprietà fatte apposta per accumulare tutti i parametri del nostro retry. In questo modo, qualunque cosa ci venga in mente, non dobbiamo preoccuparci di rompere l'interfaccia esistente, ma possiamo aggiungere dei metodi che configurano altri parametri che vanno a complicare ulteriormente questa execute, che è un po' il centro del, come dire, della nostra logica di retry. E poi quello che si vede, quindi, che l'interfaccia lavora correttamente, diamo un valore tipizzato, quindi qui questo result, ricordiamo sempre, di tipo stringa, perché qui abbiamo messo che questo handle, poi adesso i nomi si possono magari ottimizzare, però abbiamo messo un'eccezione, però potremmo ad esempio fare un punto or e andare ad aggiungerne magari un'altra, tipo file, vabbè, non vedo che non ce ne sono, e directory not found exception, cioè magari questo or, questo retry continua ad aggiungere criteri via via, e quando siamo sull'execute potremmo anche passare dei callback, cioè dire ad esempio on retry, passare una funzione dove ad esempio in fase di retry lui ha tutti questi parametri, però li ingloba e ce li passa, e magari nella nostra funzione potremmo dire qual è il tentativo di 5, siamo al terzo, ok, è già trascorso un certo tempo, allora stoppati, cioè potremmo bloccarlo, oppure potremmo dire cambiare, non so, magari abbiamo messo un certo weight e aumentare il weight, cioè magari far sì che al primo giro aspetti, non so, un secondo, poi nel secondo retry, intercettando quel callback, andare a cambiare il parametro di timeout, di weight, dicendogli, che normalmente sarà impostato a questo valore, dicendogli ad aspettare 4 secondi, al timeout successivo di aspettare 10 secondi, e in quel callback potrebbero esserci passati dei parametri tipo l'eccezione che è stata gestita, a che tentativo siamo, qual è il tempo di wait default impostato, cioè andare a chiamare comunque delle funzioni che noi passiamo dall'esterno oltre a quella che andiamo a proteggere, per far sì che nel momento in cui noi facciamo retry, pur avendo questi parametri, prendiamo il controllo e possiamo prendere decisioni. Perché ad esempio collegarsi a un DB, magari c'è una SQL exception, però magari io posso mettere una funzione che dice ok, in caso di SQL exception sapete che i DB error, quindi DB error, Delphi, se andate a vedere le varie librerie, spesso questo c'è un master in Delphi, sarà una, abbiamo un ADB engine error, ragazzi, un BDE, quindi però vabbè quale brivido questo, che ha delle proprietà, ad esempio vediamo se sono riuscito a errors, che magari sono degli interi, DB error è un index di tipo TDB error, che non so neanche che tipo è, non mi ricordo più niente, di un system object, oppure dai, prendiamo una FireDuck connection, che magari è qualcosa di più nuovo, cioè generalmente le eccezioni che arrivano magari sono dello stesso tipo, però quello che vi danno è un codice di errore diverso. DB Express, mi ricordo che anche il DB Express ad esempio ha un TDBX error, che è un exception property, e c'è l'error code, quindi ecco, quindi io se intercetto questa eccezione tramite questo error code vengo a sapere qual è l'effettivo errore che si è verificato, che è un intero. Mettiamo che
io voglio intercettare effettivamente questa eccezione, ma andare a discriminare perché un certo tipo intero corrisponde a un login failed, è ovviamente inutile fare un retry, mentre un altro corrisponde a un servizio momentaneamente assente, a richiamare quando c'è il momento. Ecco che a quel punto noi, cioè, possiamo intercettare, dargli l'eccezione in modo che lui si fermi, provi a fare il retry, ma nel nostro metodo dire: aspetta, andiamo a vedere l'eccezione, c'è questo codice di errore, allora si fallisce, punto e basta, altrimenti prosegui col retry e magari cambiare il volo dei parametri del retry, perché ogni tentativo magari vogliamo aspettare di più, vogliamo fare delle cose diverse, e quindi quel builder ci aiuta in questo pattern. Comunque lo andremo sicuramente a integrare e a mettere delle cose nuove. Adesso vediamo se avrò il tempo un attimo di rimaneggiarlo, oppure se non ho il tempo approfitto della prossima live del prossimo lunedì magari per fare un po' di integrazioni. Ecco, i metodi anonimi vedete che sono veramente uno strumento potente. L'unica cosa che manca davvero secondo me è su queste cose un po' di type inference e poter fare delle lambda o qualcosa del genere, quindi riuscire a rendere la sintassi un pochino più sintetica. Ecco, qui magari non ci dà molti problemi perché questa funzione è scritta in maniera abbastanza, cioè dentro ci sono un po' di istruzioni, però ecco, avrei potuto, cioè se avessi avuto magari una lambda avrei potuto scrivere una cosa del genere, tanto qui non ho, una funzione che non ha parametri, poter scrivere una cosa del genere, magari una cosa del genere. Ci provo adesso per dare un'idea e avrei risolto, come dire, il problema. Cioè qui gli sto dicendo, ti passo con questa sintassi, sto dicendo creami una funzione che non accetta parametri, perché qui ci vanno i parametri normalmente, e che scritta così senza il begin e l'end vuol dire che fa il return o il result di questa roba qui. In C Sharp o in altri linguaggi, in Python ci sono sintassi così stringate. Ovviamente serve quando la funzione è così corta, cioè quando la funzione è un tot parametri valore di ritorno, e quindi ho un'espressione di qua e i parametri elencati qui, tra l'altro i parametri elencati col solo nome, quindi mettiamo che la funzione accetti un parametro di tipo intero, scrivo A per chiamare quel valore A, ma non devo scrivere A due punti integer. Se questa execute si accetta come parametro qualcosa che ha un generico tipo una funzione, un tfunc, per usare un termine già noto, che si riferisce a una funzione che prende un intero e dà una stringa, qui devo solo scrivere A, perché o scrivo A integer oppure non funziona, quindi è inutile replicare questo valore. Un po' come in questo caso, io scrivo val result, lascio che questa variabile prenda il tipo compatibile con quello che segue. Siccome qui ho definito con handle che il valore di ritorno sarà una stringa, result sarà una stringa. Se metto un intero sarà un intero, per cui è inutile replicare anche questo string perché è uguale, quindi dovrà essere o sarà uguale oppure non compila, quindi a quel punto è ridondante. Però vabbè, lì ci si lavorerà, adesso vediamo quali saranno le novità della prossima versione di Delphi, per cui tra l'altro è già uscito, non so se avete visto su LinkedIn, c'è un link per un webinar di presentazione che sarà fatto a fine febbraio, pare, quindi c'è una conferenza di qualche giorno online per dalla settimana di San Valentino, che è il compleanno di Delphi, quindi trovate sempre sul sito, direi, community embarcadero, dov'è? communityembarcadero.com. Ce la posso fare? penso ci sia. No, non l'hanno ancora messo. Forse sul sito Embarcadero.
Mi sembra che da qualche parte ci fosse forse LinkedIn. Chi cerca trova, come suol dire, quindi Embarcadero Technologies. Tanto mi volevo iscrivere e quindi allora c'è questo, forse l'hanno rimosso perché hanno cambiato idea. Allora c'è questo DelphiCon 2023, ci celebrano i 28 anni di Delphi, quindi c'è la registrazione, quindi state su LinkedIn. E poi fino ad oggi c'era una nuova versione Save Your Seat, e poi a quanto pare non ci si salva più il sedere, perché non la vedo più, è stata rimossa, non lo so, oppure hanno messo qualcosa davanti, non lo so, no, è proprio sparito il... si vede che non hanno cambiato idea, perché effettivamente andava in errore l'iscrizione al webinar, quindi forse c'è qualcosa che non andava e quindi è andata così. Ok, quindi allora, siccome torno nella schermatina, torno nel mio prompt dei comandi, nel prova a mangiarmi al directory, direi che stasera mi sono divertito abbastanza. No dai, non pensavo che appena tirato su la cosa di interfaccia di fare un casino in mano, invece più o meno sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche perché deve essere una cosa molto molto freelance, quindi stasera ci sta più delle altre volte. Si può fare! È giusto. Stasera ci vuole. Tra l'altro sto configurando un bot nuovo, un po' strano, a parte il nome che compila, quindi bot, ma sto rinfrescando la memoria con Quantil, print, pronto qualcosa, ne parliamo. Giusto. Anche quello, ecco, quello se non riuscirò ci metterò un live coding apposta per mettere online la libreria di Prometheus, perché l'ho Prometheus, l'ho Prometheus, e quindi dovremo metterlo. Sì, è una cosa che mi devo, io la matematica facciamo a pugni, avevo 4, quindi... Però siccome è quasi completo volevo aggiungergli un po' di test, perché secondo me è un parametro che guardano, e poi riuscire a farlo elencare nell'elenco dei client disponibili. Però appunto questo va un po' nell'ottica, anche questo retry va nell'ottica poi dell'open source, perché adesso l'idea è, come dire, evolvere questa libreria, cioè questa unit, al momento una unit, aggiungendo magari dei criteri nuovi, e poi alla fine metterla su GitHub, in modo che a questo punto chiunque debba fare reply in qualche modo, quindi magari metterci testo o qualcosa del genere, per cui in questo modo unisco, cioè è fatta veramente dalla community, perché cioè scritta live si può dire in tutti i sensi, quindi magari ecco su alcune cose più tediose vado avanti offline, però su cose centrali o che possono essere dei pattern utili da vedere perché istruttivi, o non so, modalità di utilizzo di strumenti fatti per creare la libreria, che vabbè, qui in queste live siete sempre tutti espertissimi, quindi una certa riverenza, perché siete sempre attenti e quindi più esperti quasi di me in tutto e per tutto, anche sulla matematica, quindi meno male che così mi date la mano. Però magari ecco, qualcuno rivede la live, qualcuno che vuole ripassarsi i metodi anonimi, non ha mai visto un tipo di implementazione, con questo potrebbe come dire
avere un esempio di qualcosa che non potremmo fare in altro modo, meglio sì, cioè magari con un metodo di una classe e quello che viene portato dentro come contesto può essere un campo, però quello ci costringe, la nostra function che noi abbiamo messo che chiama il file e lo apre, cioè scritto proprio sul posto, non abbiamo bisogno di creare una classe, un metodo, cioè molto più semplice ovviamente, e con una sintassi lambda secondo me sarebbe proprio il top, ma continuerò a richiederlo a Embarcadero. Tanto non sono l'unico, perché so che senz'altro anche Steven Glenk con la Spring ha chiesto diverse volte, quindi ci sta che anche su ottimizzazioni sui generics, anche qualche limitazione in meno per fare un similink, non sarebbe male fare una libreria tipo similink per creare delle espressioni, ma vabbè, lì ci pensiamo magari. Guardavo se c'era qualcuno a cui poter fare ride, sto guardando chi c'è, chi non c'è, che sviluppa, ma qui giocano tutti, poi entrano tutti sviluppando e poi dopo tutti finiscono a, come dire, a fare altro, a giocare, quindi vediamo se nella mia categoria c'è qualcuno che fa, di solito c'è Vision for All, non so se è ancora online, che ha sempre delle idee. Coder Cats gli ho già fatto un ride, adesso ha già più follower e gente in linea di me, quindi sono già geloso. Pan Spinning Kids, oh, comunque veramente ne conosce un sacco, come cosa stanno facendo di bello. On Temp Data in InfluxDB e Grafana, quindi perfetto, c'ha uno spettatore, così io gliene porto 3 e la prossima volta ne avrà 10 e io 2, ecco. Vabbè, tanto poi c'è InfluxDB, non so cos'è, Grafana sì, quindi si sta divertendo, C Sharp, quindi ci sta, quindi è abbastanza tecnico, così troviamo una persona nuova in questo caso. No, quindi soliti ringraziamenti a chi è stato online così a fare compagnia, a Elisabetta, Valerio, Punga, poi c'era, non ho visto Sandro, il passato Fubit, Vision for All, e qualcuno me lo scorderò senz'altro, e direi che ci ritroviamo, se tutto va bene, mercoledì, dove c'è un altro, vediamo, una libreria per, altrimenti si va sui giocatori incalliti. Samper Game gli avevo già fatto un ma no, vado su sviluppatori, così anch'io mi conosco qualcuno di nuovo, visto che anche Coder Cats fa cose molto interessanti, per cui anche lui è spesso online, quindi più ne è un trovarsi nello stesso momento per potersi visitare, ma va benissimo. Niente, preparo il ride di nuovo. Grazie a tutti e ci ritroviamo, salvo imprevisti, aiuto, ci sto abbandonando proprio alla fine della live, mercoledì rimanete per il ride, grazie a tutti di nuovo e buonanotte, alla prossima.